33 cavalli ammessi alla tratta, batterie ridotte per il maltempo. Sistema museale senese, esempio nazionale. Futuro Robura all'acqua calda, si attende il progetto definitivo. Giovi, Lemma Villas ha un'arma in più. Queste ed altre le notizie che approfondiremo tra poco nel TG. Ben ritrovati in compagnia del nostro telegiornale, sono iniziate alle 7, stamane le prove di notte a causa del maltempo di ieri pomeriggio, ritardo che ha garantito i tempi necessari per la sistemazione della piazza ai fini della sicurezza dei cavalli. Le batterie sono state 5, non 8, come preventivato per garantire la migliore tenuta del terreno. È stato infatti ridotto il numero delle corse, escludendo i cavalli di 4 anni che comunque non avrebbero potuto partecipare alla tratta. Alla fine sono 33 i cavalli ammessi alla tratta di domani mattina. Sentiamo il sindaco Bruno Valentini sulla giornata. Sì, più che ritardo è stato un posticipo, nel senso che abbiamo scelto ieri sera, dopo la pioggia improvvisa intensa ma fortunatamente breve delle 7 di ieri sera, di posticipare l'inizio delle prove mattutine perché avevamo bisogno di avere la luce del sole per poter contare su una fase di asciugamento, diciamo, del terreno adeguata. I nostri operai sono entrati in funzione fin da stamattina presto, le condizioni del tufo sono buone. Abbiamo dovuto ridurre le batterie da 8 a 5 togliendo i 4 anni e altri cavalli che comunque non sarebbero stati ammissibili alla tratta, perché la pista comunque avevamo il timore non fosse in grado di sopportare un numero eccessivo di corse. Come si sa, essendo prove non regolamentate, i cavalli possono fare più dei 3 giri, diciamo, normali. Le condizioni sono buone, io sono in contatto minuto per minuto con le nostre squadre tecniche, fanno degli interventi fra una corsa e un'altra in modo tale da migliorare il terreno così da essere pronto per la prova successiva. Tutto procede bene, l'atmosfera comincia a essere elettrizzata, elettrizzante. Abbiamo cominciato con la presentazione del drappellone, però vedere i cavalli sul tufo è tutta un'altra cosa. Nonostante tutto e tutti, sarà Paglia ancora una volta straordinario. Noi lavoriamo perché le contrade, i cavalli, i fantini, i protagonisti della festa abbiano ancora una volta la possibilità di esprimersi al meglio secondo la nostra storia, le nostre tradizioni e quello che poi la sorte deciderà, compresa l'andamento del tempo e le eventuali piogge che sono difficilmente prevedibili, perché anche ieri sera guardando i siti non erano omogenei nelle previsioni. Allora, io non voglio essere un palio particolare, cioè la nostra ambizione è che sia un palio come tutti gli altri, che poi è imprevedibile lo svolgimento della carriera e della festa, perché non ci deve essere nessuna condizione esterna che ci impedisce di essere come siamo da secoli. Certamente dal punto di vista operativo, organizzativo, normativo, il mondo cambia intorno a noi, non siamo un'isola, non lo siamo mai stati, per cui il palio ha avuto cambiamenti forti o leggeri continuamente, anche questa volta li abbiamo dovuti adottare. Spero su qualcosa il mondo migliorerà, e questo vale non solo per il palio ma per tutto, e quindi riusciremo magari a fare anche qualche passo indietro, quindi questa è la mia speranza. Non voglio, come ho detto altre volte, eccedere su questo tasto della sicurezza, perché poi se no si fa il gioco di chi vorrebbe ossessionarci con questo tema, quindi di chi magari non direttamente Siena, parlo della nostra cultura, parlo dell'Italia, parlo dell'Europa, ci rende difficile pensare anche in termini di convivenza, relazione fra popoli, tutto il resto. Però oggi a Siena è solo palio, solo storia, solo tradizione. Vorrei mettere da parte un secondo piano tutto questo, e potrebbe distoglierci dal gioire per quello che siamo. Quindi godiamoci la nostra festa, domani qualcuno salterà, qualcuno guarderà, qualcuno sarà meno contento, però sarà quell'orologio che ci accompagna da
da tanti anni e che segna lo scandire, diciamo, della nostra vita, e voglio trovare quelle emozioni, voglio trovare quelle sensazioni. Primo palio per il nuovo comandante della Polizia Municipale, Cesare Rinaldi. Sentiamo le sue impressioni. Sì, sì, indubbiamente un po' di emozione c'è, anche se comunque il ruolo da vicario per diversi anni ormai mi ha aiutato e mi aiuterà anche in questa fase, insomma. Stamani c'è stata subito una piccola particolarità, perché le prove sono iniziate più tardi per l'acquazzone di ieri sera, quindi già un piccolo ritardo, diciamo, però non è un ritardo vero e proprio, perché è un posticipo. Un posticipo nel palio, ovviamente queste cose ci possono stare, speriamo che sia finita qua, perché le previsioni purtroppo non sono delle migliori, quindi speriamo che un po' di fortuna da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, non farebbe male. Ecco, si è parlato molto di sicurezza, sicuramente le forze dell'ordine in totale sono le protagoniste di questo tema. Da parte sua cosa si sente di dire? Che tutto quello che verrà fatto per appunto prevenire situazioni di criticità ben venga, però fortunatamente ho trovato in tutte le componenti città della città, quindi dalle forze dell'ordine alla prefettura, all'amministrazione stessa, veramente una competenza ed una che trasmette comunque tranquillità alla città, perché quella è la realtà poi delle cose. Insomma, tutto deve essere monitorato, valutato, eventualmente migliorato, ma senza stravolgere nulla. Ecco, quello che faceva a caso anche l'ex comandante poi Simona Sestini era questa grande sintonia che c'è poi fra coloro che poi sono protagonisti del palio, quindi non soltanto appunto Fantini e Capitani, ma quanto proprio gli addetti ai lavori, quindi Polizia Municipale, Comune, comunque questo forse è veramente il fattore importante. Sì, assolutamente, tutte le componenti che lavorano insieme in sintonia completa, un meccanismo oleato, quindi la preoccupazione e l'emozione per ognuno di noi, ognuno con il proprio ruolo, è sempre tanta, è sempre presente, però ecco, c'è la consapevolezza che comunque c'è una sintonia piena, e questo aiuta. Qualsiasi piccola disfunzione che può capitare si risolve sempre rapidamente e nel migliore dei modi. E ovviamente stamani erano presenti anche i Fantini. Ma io penso sia una cosa che il Comune ha già fatto tanto a farci rimettere a posto un po' il tufo, sì, perché non tutti avrebbero cercato di mettere a posto il tufo dopo l'acqua da ieri sera, quindi c'è da fare gli altri complimenti. Allora a chi ci lavora, insomma. Io ho montato Rocco Roccia e Tue Galana, e c'ho la batteria ora, e poi gli altri a oggi, nel senso, bisogna aspettare il responso dei veterinari, perché ora fa magari il nome di un cavallo e poi magari non andrà alla tratta, non serve a niente. E se parliamo invece di Jonathan Bartoletti, dopo la scorsa annata, prima scelta in moltissime parti. Ma senti, io ho detto prima, io non è che mi interessa essere la prima scelta, a me mi interessa essere competitivo per lottarmi tutte le volte il palio e per cercare di rimanere a questo livello. Ci ho messo tanto ad arrivarci, ora mi garberebbe rimanerci. Quindi essere il primo o il secondo non mi fa interesse, l'importante è essere competitivo il 2 luglio. Un lotto così non è semplice scegliere il cavallo adulto, secondo me uno deve scegliere il cavallo che gli piace di più per montare, poi non è detto che sia il migliore o quello magari andrà più forte, ognuno ha i propri gusti, vediamo anche poi le situazioni dove ti vanno e uno poi in base a quello deciderà. Si parla della torre, è una possibilità? Ma io mi sono lasciato tutto aperto, l'ho detto dall'altro anno d'agosto che avrei fatto questa scelta qui perché mi piace fare questa scelta e vediamo, tanto vediamo, io per fortuna ho diverse possibilità, aspettiamo domani e vediamo. Sì, un po' di strade ci sono, non mi lamento e ora si aspetta. Lotto livellato per te può essere meglio o peggio? Sai, c'è due aspetti, no? Alla fine il livellamento è un altro, ti può permettere di montare un cavallo esperto e quindi magari più possibilità di far bene. In un livellamento in basso magari è più facile montare un esordiente e quindi è un pochino più complicato. Poi magari non è detto che l'esordiente possa fare la differenza e essere anche lui stesso il numero uno, no? Però ecco, sono un po' così. Ah, ci può essere qualche...
qualche situazione aperta, ecco. Però tanto bisogna vedere ora che lotto ci sarà di cavalli e vedere magari gli spostamenti, comunque sia dei primi fantini, ecco, dove vanno, dove non vanno, e poi in base anche, ha visto, tra queste nemiche, come sarà. Saresti pronto magari anche a un palio in difesa oppure no? No, io ormai so benissimo che se rientro in piazza è comunque sia per fare un palio in difesa, ecco, e comunque sia a me mi va bene uguale, ecco, a me basta rientrare in piazza, ecco, perché insomma mi dispiace se no lasciare la piazza così, ecco. Firmato storico accordo di valorizzazione del sistema museale cittadino di Siena, che così diventa il primo comune in Italia a firmare un accordo con il Ministero. Una approvazione che comunque ha fatto discutere maggioranza e opposizione. Sentiamo. È un atto così difficile e pieno di contenuti che è arrivato un po' di corsa in Consiglio Comunale, perché per un'improvvisa esigenza del Ministero di porre la firma in questo pomeriggio abbiamo dovuto accelerare i tempi e capisco che entrare nel merito, nei termini, nei contenuti importanti di questo atto richiede tempo, però credo che questo sia, oggi abbiamo approvato un atto importante per la città, un atto importante per il complesso museale, dove finalmente dopo 16 anni si dà corso a un percorso importante di valorizzazione, di accordo fra il Comune di Siena, che è il primo comune in Italia che firma un accordo con il Ministero dei Beni Culturali, fino adesso era solo firmato con le regioni, quindi ne dobbiamo andare orgogliosi anche di questo, orgogliosi di tutto il lavoro anche politico che c'è stato per raggiungere questo obiettivo, che non era scontato. Lorenzo Di Renzone, Siena cambia, ha cambiato all'ultimo, sembrava che si astenesse, poi invece ha votato a favore di un atto che è stato è salito all'attenzione più per i risvolti politici che per quelli relativi all'argomento. Dunque, per noi non era un risvolto politico, per noi insomma, cioè, che guardiamo sempre la sostanza, era il riuscire a capire bene l'argomento che andavamo a trattare. Quindi gli argomenti per noi devono essere trattati nelle sedi giuste, devono avere il tempo di essere metabolizzati, capiti, discussi e poi alla fine anche votati. Quindi noi abbiamo all'inizio, avevamo detto anche ieri sera in commissione che ci saremmo astenuti, perché appunto non eravamo riusciti a capire bene alcune parti dei passaggi dell'atto, però con l'ultimo emendamento è stato fatto, quindi che ogni atto successivo, quindi che ogni accordo successivo deve passare dal Consiglio Comunale, riportiamo diciamo, l'argomento alla discussione quindi del Consiglio, e quindi per questo abbiamo deciso poi di votarlo. Marco Falorni, fortemente contrario all'atto che è stato votato e alla metodologia utilizzata. Sì, è vero, più alla metodologia che all'atto, perché è dal 2001 che attendiamo la concretizzazione dei primi accordi col ministro Melandri per il sistema museale senese. Tempo fa avevo anche fatto un'interrogazione al sindaco per sapere a che punto siamo, e il sindaco rispose con sufficienza che eravamo praticamente all'anno zero, perché quella del 2001 era solo una dichiarazione di intenti. Ed ora ci presenta come ordine aggiuntivo, come affare aggiuntivo all'ordine del giorno, un atto già fatto, quindi un fatto compiuto, perché il Consiglio non deve far altro che votare, perché si dice alle 3 del pomeriggio arriva il dirigente ministeriale per la firma. E così si svilisce completamente il ruolo del Consiglio Comunale, che, va ricordato, rappresenta tutti i cittadini senesi. Cronaca: rimane in carcere a causa della mancanza di un braccialetto elettronico disponibile l'attore senese Domenico Diele. Il servizio. Domenico Diele, l'attore 31enne che ha investito sulla corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, Ilaria De Lillo, morta in seguito all'incidente, resta rinchiuso nel carcere di Fuorni di Salerno in attesa del braccialetto elettronico. La misura cautelare domiciliare disposta dal GIP, ricorda l'avvocato della famiglia De Lillo, Michele Tedesco, è subordinata all'applicazione del braccialetto. Solo quando sarà nelle disponibilità delle forze dell'ordine, Diele potrà lasciare la casa circondariale di Salerno per raggiungere l'abitazione romana della nonna.
Attualmente l'attore trentunenne è rinchiuso in una cella del reparto transito del carcere di località Forni, che divide con altri 3 detenuti. Diale è difeso dall'avvocato Viviana Straccia, del Foro Romano, che ha assunto l'incarico subentrando all'avvocato d'ufficio Monica Salerno. Domenico Diale ha vissuto a Siena fino all'età di 20 anni, poi dopo la maturità al liceo scientifico si è trasferito a Roma per intraprendere la carriera di attore. Dipendo dall'eroina, ma mi sono distratto con il telefono, ha detto il giovane che guidava senza patente, in quanto sospesa nel 2016 quando era stato trovata la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Recidivo per aver avuto un precedente sospensione nel 2009 per lo stesso motivo. Fatemi finire il film per non fare danni anche alla produzione, ha chiesto Domenico Diale, che in attesa del braccialetto resta in cella. Proseguono i lavori dell'ANAS per il miglioramento degli standard di sicurezza del raccordo Siena-Firenze nell'ambito del piano di manutenzione straordinaria della direttrice, sulla quale ANAS ha attivato investimenti per 30 milioni di euro tra lavori recentemente completati, in corso e di prossimo avvio. A partire da lunedì 3 luglio saranno eseguiti lavori di risanamento della pavimentazione in 2 tratti dell'arteria. In particolare sarà interessato anche un tratto di quasi 3 km tra Poggibonsi Nord e San Donato Sud. Il completamento di questi interventi è previsto entro venerdì 14 luglio. Siamo allo sport. In consiglio comunale si è parlato anche del futuro del Robur, visto che il futuro del Siena per quanto riguarda gli allenamenti sarà all'acqua calda con l'approvazione della riqualificazione delle Bertoni. Sentiamo a proposito il consigliere comunale delle PD e presidente commissione sport Massimiliano Bruttini. Delibera del Consiglio Comunale, questa modifica al regolamento sugli affidamenti degli impianti sportivi tende proprio a questo, a riconoscere alla società sportiva, in questo caso la Robur Siena, perché è la società che milita nel campionato più in alto, un posto dove poter svolgere la propria attività di allenamento, cioè eviteremo con l'adozione di questa delibera di dover vedere la Robur Siena o comunque il Siena, molto più bello, andare in trasferta a Colle, Uopini, Castellina e altri posti. Indubbiamente a questo si abbina il fatto che in questo caso il campo dell'acqua calda rimane anche al campo dell'acqua calda rimane anche la vocazione di interesse locale, perciò le realtà del territorio, le realtà del quartiere continueranno ad avere i propri spazi dove poter far giocare i ragazzi, dove poter fare i propri campionati. Sempre più vicino l'interesse dell'imprenditore Massimo Macchi all'acquisizione della Robur Siena. Macchi, che è anche socio di maggioranza del consorzio Basket e Sport a Siena, che ha acquisito il 16% delle quote della Mezzana Basket 1871, portando al 68% la propria partecipazione. Contestualmente ha ceduto alla Siena Sport Network il 34% di quote della medesima società mezzana, come annunciato in precedenza agli altri soci. Il consorzio Basket Sport assieme alla Mezzana Basket 1871 SRL, si legge in una nota stampa della stessa Mezzana, dichiarano la propria soddisfazione per la positiva conclusione dell'operazione societaria iniziata nello scorso mese di febbraio e si apprestano ora ad eseguire tutte quelle operazioni che dovranno consentire al nuovo azionista Siena Sport Network di assumere una rappresentanza nel consiglio di amministrazione. Siamo al volley. Il libero ex di Perugia e Verona, Andrea Giovi, che per tanti anni ha vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo, con la quale ha vinto anche la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012, è ormai completamente immerso nel progetto della Emma Villas Siena. Il pallavolista umbro, classe 83, è stato in visita alla sede senese, dove ha incontrato il presidente Gianmarco Bisogno. Sentiamolo. Subito ho risposto presente, perché conosco le potenzialità e la serietà di questa società e sono orgoglioso di poterne far parte. Ma mi approccio come tutte le altre avventure di questi ultimi anni. Comunque sicuramente è bello avere stimoli nuovi, stimoli diversi. Credo che comunque al di là della categoria l'approccio al lavoro sia importante e debba essere sempre lo stesso. Comunque siamo consapevoli di avere degli obiettivi importanti da realizzare e di sicuro non è la Superlega o la 2 che cambia l'approccio a quello che dobbiamo fare, quindi sicuramente ci sarà serietà, dedizione, consapevolezza e voglia di fare da parte di tutti dall'inizio alla fine. Credo che sia stata allestita una squadra di buon livello sia
tecnico che umano. Ovviamente non saremo gli unici ad ambire ai posti alti della classifica, e purtroppo per fortuna nello sport vince solo una, e speriamo che alla fine della stagione riusciremo ad essere noi quelli che arriveremo sul gradino più alto, ma dobbiamo essere consapevoli che saranno tanti altri che vorranno farlo. Quindi penso che il gruppo sia buono, conosco tanti dei miei futuri compagni e speriamo di poter trovare il giusto mix di qualità umane e tecniche che ci permetteranno di, se non altro, di affrontare con serenità i momenti caldi che verranno, soprattutto a fine stagione. E sono stati presentati a Poggibonsi i campionati assoluti di nuoto Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Razionale, che prenderanno il via da domani. Lo scorso anno abbiamo fatto il settore promozionale, quest'anno abbiamo l'onore di organizzare il settore agonistico, sono entrambi importanti come abbiamo detto in conferenza, però sicuramente il settore agonistico da un punto di vista tecnico è un gradino superiore, quindi ci sarà anche un livello tecnico importante, insomma, degli atleti. Ma Poggibonsi perché noi come Virtus Buon Convento siamo i gestori dell'impianto. L'anno scorso abbiamo fatto le gare appunto in vasca corta, la federazione ha apprezzato, ha buttato l'occhio sulla vasca olimpionica da 50 metri e il link, diciamo, è avvenuto, diciamo, anche casualmente. Abbiamo detto: ma perché l'anno prossimo non facciamo in vasca olimpionica d'estate una manifestazione? E così è avvenuta, e Poggibonsi, il comune, ci ha sempre sostenuto, quindi ci fa piacere andare avanti. Sì, questo ci rende felici. L'anno scorso abbiamo ospitato per la prima volta il campionato italiano promozionale, quest'anno proprio perché la federazione ha ritenuto le nostre strutture idonee di accogliere anche manifestazioni più importanti, accogliamo il campionato nazionale assoluti. Quindi ecco, questa per noi è una dimostrazione importante di fiducia che è anche chiaramente quella che noi affidiamo a chi ha organizzato questa importante manifestazione, quindi la Virtus Buonconvento, che è anche l'attuale gestore del nostro impianto sportivo del Bernino. A loro va chiaramente il nostro ringraziamento, e il ringraziamento va anche alle associazioni sportive e le altre associazioni sportive del territorio che insieme a loro renderanno bella questa tre giorni di gare. E con questo è tutto, termina qua questa edizione del nostro telegiornale, vi ringraziamo per l'attenzione, a tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione.